Allora, ragazzi, ieri ricordate, abbiamo visto un po' i tipi di trasformazione termodinamica. Abbiamo visto la prima trasformazione che abbiamo visto era proprio l'isoterma, va bene? Cioè quella in cui diciamo, la temperatura, mo, indicata in gradi Celsius con la T piccolo, in gradi Kelvin con la T grande, rimane costante. Abbiamo anche descritto in qualche maniera come avviene sta cosa. Tra poco vedremo un'animazione, un applet, dove fa vedere l'esperimento, che quindi per noi sarà un esperimento virtuale, di come appunto può avvenire un isoterma. Vediamo invece nel frattempo qual è la legge che regola le trasformazioni dei gas di tipo isoterma, ed è la legge di Boyle. È una legge tutto sommato molto semplice, perché dice che il prodotto tra pressione e volume è costante. P per V uguale costante. E per adesso non specifichiamo qual è quel valore costante. Ragazzi, subito una puntualizzazione. Nel dire temperatura è costante e P per V uguale costante non significa che sia la stessa, significa che quel valore non varia. Ok? Però non sto dicendo che P per V uguale alla T, per capirci, cioè, poi vedremo con l'equazione di stato dei gas perfetti è legato alla temperatura, ma non è la stessa cosa. Anzi, vedevo proprio ieri alla lavagna giù che a chimica l'avete già fatta l'equazione, mo la annuncio già, insomma, P per V uguale nRT. Ok? Quindi questo sarà quella costante, però ripeto, nella legge di Boyle, cioè quando Boyle ha formulato questa legge, come dire, ha solo visto che il prodotto rimaneva costante per quel gas, senza dire quant'era quella costante per tutti i gas. Ok? Quindi per adesso, infatti me la ricancello, per adesso per noi vale questa cosa, che il prodotto tra pressione e volume in una, diciamo, trasformazione isoterma, quindi dove la temperatura rimane la stessa, quindi costante, questo prodotto è costante. E questo si traduce, l'abbiamo visto proprio ieri, vi ricordate, ce l'abbiamo qui nel piano di Clapeyron, se lo riusciamo a trovare, e no, la diabatica, eccola qui, si traduce in che cosa? In un ramo di iperbole. Cioè quando vado a fare sul piano di Clapeyron la rappresentazione di come quel prodotto, potremmo aggiungere adesso anche qui, P per V uguale costante, perché mi avevo detto la legge di Boyle, si traduce in un ramo di iperbole. Ok? Se vogliamo possiamo aggiungere un'altra cosa, però scriviamolo qua, che questo dice che cosa? Che P e V sono inversamente proporzionali. Come si traduce l'inversa proporzionalità? Una cosa molto semplice. Se partiamo da una P e una V, se ad esempio la pressione raddoppia, il volume che cosa farà? Ma non solo diminuisce, diventa la metà proprio, V mezzi. Pure perché vedete, il prodotto deve essere sempre costante, no? Vedete, 2 e un mezzo. Se la pressione triplica, il volume diventerà la terza parte. Ok? Ricordatevi proprio la legge. Se il prodotto deve rimanere costante, se uno raddoppia, l'altro per forza di cose deve dimezzare. Va bene? Non solo diminuire, perché se fosse solo una diminuzione, è vero che assomiglierebbe a una legge di inversa proporzionalità, ma non è un'inversa proporzionalità. L'inversa proporzionalità è quando proprio rimane, seppur invertita, quella proporzione. Ripeto, uno diventa 10 volte tanto, l'altra diventa fratto 10. Ok? Quindi quello traduce matematicamente proprio l'inversa proporzionalità. Quindi sulla legge di Boyle credo che abbiamo detto un po' tutto, perché abbiamo già ieri spiegato un po' come può avvenire. Ricordate, una compressione, vedete, anche con la siringa, che avviene lentamente. Questa qui è la legge di Boyle, cioè praticamente vedete qua, mo, man mano che aumenta la pressione, il volume diminuisce. In che modalità? Con
come abbiamo appena detto, per esempio, se raddoppia la pressione, dimezza il volume. Questo viene rappresentato sul piano di Clapeyron con un'iperbole, quindi V e P, va bene? E la legge, quindi è quella lì, P per V uguale costante. Quindi abbiamo detto tutto ciò che ci interessa sapere di questa legge, diciamo. Andiamo a vedere adesso l'animazione, quindi che sarà oggetto poi per noi di relazione, come se, ripeto, è una relazione che faremo su un esperimento virtuale, ma è l'unico modo per farlo, cioè perché non abbiamo tutti questi diciamo strumenti. Quindi il titolo, ovviamente, anzi facciamo una cosa, riapriamolo almeno man mano, non dimentichiamo nessuna fase. Al solito, vabbè, nome, cognome, la data, quella di oggi, quindi 3/12. Il titolo, legge di Boyle. Negli obiettivi, verifica sperimentale della legge di Boyle. Va bene? Quindi non, diciamo, qui per le leggi, pure le prossime che faremo, la prima e la seconda legge di Kiel-Jussak, è chiaro che l'obiettivo è verificare sperimentalmente, seppur, ribadisco, un esperimento virtuale, verificare sperimentalmente quella legge. Gli strumenti utilizzati, quindi il punto 3. Andiamolo a vedere, stanno già messi qui, vedete, c'è, stanno tre pesetti, potremmo dire, tutti identici. Immaginate che ognuno è un chilogrammo, sono tre pesetti da un chilogrammo, cioè ogni volta, per esempio, raddoppio o triplico il peso. Quindi tre masse, pesetti. Poi un cilindro graduato, vedete questo qui, cioè dove, come dire, sta il gas, e chiaramente per cilindro graduato intendiamo tutto il sistema. Vedete che qui c'è un pistone, va bene? Che tiene chiaramente chiuso il gas. Ieri proprio ne parlavamo di questa cosa. Cioè immaginate che io volessi fare l'esperimento con un cilindro graduato tipo questo qui che ho in mano, no? Di metallo. Beh, è evidente che questo deve avere un pistone che chiude ermeticamente, cioè il gas che sta là dentro, che può essere aria o un qualunque gas che viene immesso, deve essere chiuso, perché sennò il gas, vi ricordate una delle caratteristiche, tende a espandersi in tutto il volume disponibile, quindi se non ci fosse il pistone questo si espanderebbe per tutta la stanza, quindi non potremmo fare l'esperimento. Quindi per cilindro graduato intendiamo tutto il sistema. Poi c'è un contenitore termico, vedete questo qui, dove è stata messa banalmente dell'acqua. Cioè è né più né meno che un contenitore più grande. Perché è stato messo? Perché lì viene messo un termometro. Vedete una cosa, siccome in questo esperimento non c'è un fornelletto, quindi non viene fornito calore, questo termometro è vero che misura la temperatura fuori dal gas, ma se il sistema sta lì, immaginate, da mezz'ora, da un'ora, il gas ha la stessa temperatura, no? Perché vi ricordate la temperatura di equilibrio? Cioè quando due sistemi, anche se il gas fosse più freddo o più caldo, dopo un po' di tempo raggiungono la stessa temperatura, va bene? Quindi è vero che il termometro sembra non misurare la temperatura interna, anche se ci sono poi dei, come dire, dei contenitori che hanno, come dire, un attacco, chiamiamolo così, per mettere il termometro e misurarlo direttamente internamente. Però qui in questa animazione, diciamo, simula una situazione più reale, cioè quella in cui c'è un contenitore esterno, c'è dell'acqua e in quell'acqua viene messo il termometro, ok? Poi vabbè, il termometro, ovviamente un manometro. Qui vedete il disegno non è fatto bene, perché come sta messo il manometro sembra vedere che cosa? La pressione di chi? Dell'acqua. A noi che ce ne frega dell'acqua? Nulla. Quindi nell'andare a fare voi il disegno, vedete come sto indicando mo? Allungate questo manometro fino al gas. Qui è importante che misuri la pressione del gas. A noi della pressione a cui sta l'acqua, perché fetenda anche l'acqua sta una certa pressione, non ce ne frega nulla, chiaro? Quindi qui va allungata la cosa, perché il manometro, ripeto, così sembrerebbe attaccato al contenitore più esterno, che non ci interessa. Vabbè, blocco note, è chiaro, dice il foglietto per scrivere i dati.
Ok? Come funziona l'animazione? E qui arriviamo, ragazzi, già, mo, salva bene il disegno, sono quelli lì, i contenuti teorici, dai, li possiamo già dire, la legge di Boyle che abbiamo appena visto, P per V uguale costante. La descrizione della prova aspettiamo perché la dobbiamo ancora fare. Quello che adesso stiamo vedendo, diciamo, diciamo andremo a fare tra un attimo, è la lettura dei dati iniziali, cioè ci verrà detto, perché vedete, non a caso ha detto che il contenitore cilindrico è graduato, vedete quelle lineette, ci permettono di dire qual è il volume in ogni momento. Quindi a noi che interessa, vi ricordate le tre grandezze di stato? Volume, pressione e temperatura. Quindi noi andremo a leggere in ogni fase la pressione, la temperatura e il volume. Ok? Qui nell'animazione si fa in maniera semplice, perché giustamente non è un esperimento reale, dove noi vedremo il termometro e leggiamo, vedremo la scala graduata e leggeremo così il manometro. Quando si clicca sull'oggetto, per esempio vedete sul termometro, ci restituisce la temperatura, va bene? Quindi i dati che man mano, ragazzi, adesso andiamo a raccogliere, li dobbiamo mettere nella tabella, ok? Quindi, qua questo è uno schema sempre generico, voi per esempio potete mettere T0 come temperatura iniziale o T1, scegliete voi, basta che date una codifica, poi quella successiva, se sono partita a T0, sarà T1, T2 e T3, va bene? Mi sembra che qui nell'animazione parta da 0, comunque mo lo vediamo insieme. Allora, la temperatura iniziale, infatti T0, è 293 gradi Kelvin, che... Allora, non c'è bisogno, anche se è semplicissimo, basta fare meno 273, praticamente sta prendendo, virgola 16 in realtà, sta prendendo 20 gradi, cioè come dire che tutto viene fatto a temperatura ambiente, quindi intorno ai 20 gradi. Scriviamola come ce la dà lui, tanto ripeto, non è che cambia tanto, non è come per i Fahrenheit che poi dobbiamo fare chissà quali formula, è un po' più complicata per riportarli in Celsius. Qua basta fare meno 273 e automaticamente è data in Celsius. Il manometro invece segna come pressione iniziale, quindi P0, un'atmosfera, ed è più che plausibile, no? Il gas all'inizio sta alla pressione atmosferica, cioè è stato messo il pistone sopra, però sul pistone chi è che agisce? La pressione atmosferica. Vi ricordate che a livello del mare la pressione atmosferica è di un'atmosfera, ok? Il volume iniziale invece è di 100 centimetri cubici. Quindi fatevela già sta tabella, ragazzi, sul foglio, insomma, che poi riporterete, dicevo, qui nel modello della relazione al punto 7. Quindi 293 gradi Kelvin, un'atmosfera la pressione, e 100 centimetri cubici il volume iniziale. Quindi, ragazzi, qui vedete con lo 0, V0, P0, non è volume a 0 gradi, perché abbiamo visto che non stiamo a 0 gradi, è inteso come iniziale ed è una codifica molto utilizzata. Quando facciamo prosegui, mo che cosa fa l'animazione? Ci permette di iniziare ad aggiungere i pesetti, va bene? Quindi mettiamo il primo pesetto. Che cosa succede? Beh, come faremmo nell'esperimento reale, mettiamo sta massa e andiamo a rileggere i tre strumenti, il termometro, il manometro e vabbè la scala graduata che ci dà il volume. Il termometro quando segnerà secondo voi? Sempre lo stesso, non c'è un fornelletto. Ragazzi, quando c'è una fonte di calore, dice, mo la temperatura starà aumentando. Qua, immaginate che lo stessimo, se avessimo questa attrezzatura, lo faremmo qui, senza utilizzare il fornelletto ad alcol, quindi non fornendo calore, perché la temperatura dovrebbe cambiare? Questo già ieri l'abbiamo detto parlando delle isoterme. Quindi la T1, che però riportiamo nella tabella, ragazzi, sarà 293 gradi Kelvin, ovviamente la stessa. Cioè ci stupirebbe il contrario, che questo fosse aumentato o diminuito. Il manometro ci segna due atmosfere, quindi P1
uguale 2 atmosfere e V1 sarà 50 centimetri cubici. Vedete, la pressione è raddoppiata, il volume è dimezzato, quindi già ci rendiamo conto, almeno alle seppur virtualmente, che la legge di Boyle sta funzionando, no? Proprio quello che avevamo accennato prima. Raddoppia uno, l'altro deve dimezzare, non solo diminuire. Prosegui. Beh, la cosa mo l'avete capita come funziona, no? Mettiamo un secondo pesetto, sempre il giro delle misure. La T2 è 293 gradi Kelvin. Il manometro segna 3 atmosfere. Il volume V2, qui ha fatto un'approssimazione, proprio come a dire, cioè, per essere perfetto che devo segnare? 33,333. Oh, perché un terzo è 0,33. Però, giustamente, fa vedere che, insomma, viene... Se era avesse essere qui, perché io sempre quello metteva. Già te l'hai data in auto. È una M questa. Arlor. Quella dovrebbe essere. Va bene, quindi il V2 34. Proseguiamo, mettiamo l'ultimo pesetto, quindi il terzo. La temperatura, andiamo veloce, tanto abbiamo capito come funziona la cosa, sempre 293 gradi Kelvin. Il manometro segna 4 atmosfere, quindi P3 uguale 4 atmosfere. Qui quando c'è da aspettarsi? 25. Pure qui, ecco, l'esperimento reale sarebbe cambiato al solito, che cosa? Non sarebbe stato perfettamente 25, ma 25, o 24,9, insomma, le solite cose. Un po' di errori di parallasse. 25 centimetri cubici. Sia chiaro, ragazzi, voi nelle considerazioni finali mettete che non abbiamo potuto fare l'esperimento reale perché non abbiamo tutte queste attrezzature, non abbiamo il gas, non abbiamo il cilindro graduato, i pesetti, diciamo, li potevamo trovare, non abbiamo il manometro da collegare poi a quello, insomma, quindi credo che non abbiamo praticamente nulla di quello che, ecco, perché o avremmo dovuto rinunciare proprio a farlo, invece preferisco, seppur virtualmente, di farvi vedere qualcosa. Prosegui, lui mo qui, vedete, siccome andrà a rappresentare questo grafico, anche se notate una cosa, ragazzi, questo non è il piano di Clapeyron. Perché non è il piano di Clapeyron? Stanno scambiati. Clapeyron è V all'orizzontale, quindi l'asse è X, e P. Anche se li scambio, non è più il piano di Clapeyron. Non vi fate imbrogliare, quindi... Pure nella descrizione non mettete rappresentando i dati raccolti nel piano, rappresentando i dati raccolti con volume in funzione della pressione avviene questo. Cioè non, però non chiamiamolo Clapeyron perché non è. Allora, qua era Amdit 1, poi che è diventato 2, 3, 4, vero? Poi il volume era 100, 50, 34 e 25. Qua invece è sempre 293 la temperatura. Infatti non serve effettuando quest'ultima colonna, però comunque li mettiamo. Perché pure l'animazione ci fa riempire? Perché adesso andrà lui a rappresentarlo. Quindi voi ragazzi farete la stessa identica cosa. Quindi già per dirvi sulla parte dei disegni che prima avevamo un attimo saltato. Fate un primo disegno dove non c'è nessuna massa, un secondo dove ho messo la massa e faccio vedere che si è dimezzato, poi due, poi tre masse e poi il grafico. Vedete qua, ragazzi, qua serve il grafico, però non un solo disegno, tipo quelli, quattro, tre, sono tutti identici, cambia solo il volume che è di meno. Esatto. Però dicevo, non a caso io quando ho creato questo modello schema, a volte stanno gli schemi, o in questo caso diciamo un grafico, va bene? Pure perché tanto ci vorrà un attimo a farlo. Nel fare conferma ce lo va a disegnare lui stesso.
Voi infatti vedete, potete rifarlo, fatemi zoomare se ci riesco. Ok. Vedete, nell'andarla a fare, ragazzi, che fate? A1 corrisponde 100, quindi metto il pallino lì. A2 corrisponde più o meno 50. Poi, anzi, con il foglio o millimetrato oppure con i quadretti lo riuscite a fare bene. A3 corrisponde quel 34, diciamo più o meno qui. A4, 25 che starà qua. Va bene? Poi, per disegnare il grafico, che operazione si fa? Quella che si chiama di interpolazione. Cioè, a me sono venuti quei quattro punti, no? Però, sapendo che la legge di Boyle è comunque un ramo di iperbole, dico, beh, mi sembra che effettivamente, non mi sembra che stanno allineati questi punti, no? Non è una retta, si vede che è una curva. Boh, non è che dobbiamo dire, voi potete pure dire che ciò che viene fuori assomiglia all'iperbola, perché la certezza è chiara e non l'abbiamo. Va bene? Quindi si disegnano i quattro punti e poi si disegna la curva, che è appunto l'interpolazione di quei punti lì. Va bene, vediamo nel modello che cosa mancava. Quindi nella descrizione della prova esattamente misuriamo temperatura, pressione e volume iniziali. Poi mettiamo il primo pesetto e andiamo a rilevare le tre grandezze riportate in tabella. È inutile che nella descrizione li rimettete. Tanto una volta che stanno in tabella, già chiunque vede la relazione li vede. Poi aggiungiamo il secondo pesetto e rileviamo di nuovo le temperature, pressione e volume. Poi il terzo pesetto. Questo è ciò che abbiamo fatto. Quindi non, la descrizione è molto banale, cioè il fatto di aggiungere di volta in volta i pesetti. Nell'elaborazione, c'è qualche elaborazione qui? A me non sembra, sinceramente, perché non. Sì, potremmo, è vero, prendere l'unica elaborazione che potremmo fare e fare proprio quel prodotto pressione per volume e vedere che rimane sempre costante. Quindi, se volete, possiamo fare questo nella relazione, però non è che stanno dei calcoli da tirare fuori. L'analisi dei risultati e le conclusioni, un po' come sempre facciamo nelle relazioni. Dovremmo dire se l'esperimento è riuscito o meno. Beh, qui è un esperimento virtuale, quindi, come dire, ci dobbiamo fidare delle indicazioni che ci ha dato lui. Non abbiamo potuto fare noi le letture degli strumenti, dove poteva esserci, vi ricordate, errori di parallasse, errore dello strumento e tutto quanto. Però, come vi dicevo prima, voi dite tranquillamente che quello che abbiamo fatto è un esperimento virtuale, quindi non possiamo dire nulla sugli errori perché ci sono stati forniti i dati, non li abbiamo certo rilevati noi, però dai dati forniti dall'applicazione, dall'applet, ci sembra, veri, ci sembra, sempre, ricordate quelle frasi molto aperte, ci sembra verificata la legge di Boyle. Cioè non scrivete, ma questo ve lo dico dall'anno scorso, mai dire l'esperimento è perfettamente riuscito, perché non, anche se l'avessimo fatto noi e utilizzato le migliori attrezzature, ci sarebbero comunque stati degli errori. Ricordate un po'. Quindi questo è un po' ciò che potete tranquillamente mettere nell'analisi dei risultati e nelle conclusioni, diciamo, della relazione.